Lei comincia a divincolarsi, ma i suoi sforzi rendono più sensibile la sua debolezza e nello stesso tempo fanno ondulare il suo corpo contro il mio. Ora la trascino verso la camera, ma strada facendo la stringo contro di me, in modo da sentire bene il tenero strofinio dei suoi seni attraverso la seta smalcita della camicia. Poi, sempre tenendola, costringo la piccina ad inginocchiarsi. Le immobilizzo i polsi dietro la schiena con una sola mano che preme contro l'incavatura della vita e la scaffeggio più volte, senza fretta, come a volerla punire. Lei sa che ha bisogno di una punizione. Poi con le mani le accarezzo il viso e le labbra, ma siccome non si dimostra compiacente quanto voglio, la schiaffeggio di nuovo senza spiegazioni. Punita per la seconda volta, mi bacia senza reticenza. Allora la faccio stendere servile, sottomessa a pancia in giù. È la posizione che preferisco. Tenera, cara, indifesa. Piano piano le faccio risalire la camicia e le spingo giù i pantaloni, dolcemente. Con la punta delle cinque dita sfioro la pelle nei punti in cui è più delicata, non tanto per interessare la prigioniera, non tanto per interessare la prigioniera, questo pensiero rischia di farmi sfuggire l'immagine, non tanto per interessare la prigioniera. Accendo la luce e guardo il cuscino, la prigioniera. Ecco cosa c'è di bello nella masturbazione. Non c'è alcun bisogno di preoccuparsi per l'altra persona, ma guai a distrarsi, guai, devi essere un tutt'uno, testa e tutto. I ragionamenti intermedi sono fallimentari. Tra l'attenzione del pensiero, il corpo non deve esistere niente. La masturbazione è la prima forma di interezza, e non solo quello. L'amore in uno è il più perfetto, non ha mai sfasature, è l'unico amore in cui una persona faccia veramente i conti col proprio sesso. Mi fanno ridere quelli che la chiamano disperata solitudine. Ma la masturbazione è una scienza privata ed universale, è il rilancio dell'individuo, ti libera dalle untuose ideologie del sociale, ti libera dai sofismi della conservazione della specie e ti porta verso l'immagine pura. È il più alto dovere dei poeti, o la capisci o non la capisci, o ce l'hai o non ce l'hai, non ci si può accedere con la logica, è una verità del cuore, come la mamma, come la patria. Patria, mi sono esaltato. Quasi quasi stasera resisto, così domani è anche meglio. Ma chissà quanti saranno quelli che a 40 anni? Non lo saprò mai. Non so se dormire o tornare ai miei filmini. Già, ma chissà quanti saranno quelli che a 40 anni? No, perché sarei curioso di sapere che tipo di tecnica. No, perché secondo me esistono due tendenze. Quelle della donna astratta, stupenda, completamente inventata, tutta piena di fianchi, cosce, tette. Ma io sono realista. Ma scusa, ma che cos'è un culo se non se ne conosce profondamente il proprietario? Ma non è niente, dai, è un oggettone. Le mie donne, loro lo sanno, le mie donne sono quelle che io incontro ogni giorno, di cui conosco la madre, il fratello, il cugino, il marito, quelle sposate, le mogli degli amici. Oh, ma io le faccio parlare proprio con la loro voce, Sono precisissimo nell'immaginare i gesti. Ognuno ha il suo carattere, mai, mai fa fare cose che una non farebbe, magari che non ha mai fatto, ma che io so che farebbe, questo sì, con me le farebbe. Guarda la Barbara, per esempio, come la odio la Barbara, dice che è timida, capisci? Dice che si vergogna del suo corpo, si vergogna del suo corpo e mette su delle donne che si incollano al culo, sì lo so, è culo piccolo, lo ammetto, ma così si vede di più, no? Ma che fai, ti incazzi? Mi incazzo, sono realista. E intanto la Barbara mi sfugge, mi spavora l'immagine, scappa via, la Barbara mi si intreccia con un'altra, sì lo so, ho il pensiero debole, la Barbara mi spavora, mi si intreccia con la Cornelia. La Cornelia, ma cosa c'entra la Cornelia? Ma la Cornelia è tutto un altro tipo, dai, la Cornelia è una donna fredda, seria, tutta controllata, ma è un gesto fuori posto. Mi piacerebbe vederla partire, mi piacerebbe vederla fondere alla sua dignità. Ti scavo nel cervello, Cornelia, te lo tiro a Nizza, così, così, così. È fatale come io un attimo dopo pensi subito a tutt'altro. Anzi, più che pensare, è una specie di amarezza.
Non ho mai capito perché io, per eccitarmi, debba aver bisogno di certe fantasie strane, contorte. Forse la nostra vita sessuale è irrimediabilmente corrotta. Spesso anche con una donna è un amore tutto mentale. Si va avanti da soli. È un amore monosessuale, come la masturbazione. È l'assoluta mancanza dei sensi. È l'erotismo distaccato e distorto. È la nostra sessualità. Il nirismo degli impotenti. Non c'è niente da fare. In amore, il pensare è niente. Il sentire è tutto. Un corpo, un suono, un odore, una vita. Approfitto